Benvenuti in questo ultimo appuntamento con Inazuma Eleven Go Chrono Stones Randomizer. Siamo alla finalissima contro la Lagoon, la squadra capitanata da Simeon Hype. Però, prima dobbiamo andare alla sala riunioni per vedere cosa ha da dirci David Evans, il solo e unico David Evans. Ora che la squadra invincibile è a completo, magari deve farci il discorsetto finale, no? Dobbiamo anche pensare a un nuovo nome per la squadra, ad esempio Virtuoso All Star. È un bel nome, ma ne ho uno migliore. Chrono Random, ovvero tempo sparso. Purtroppo però noi siamo abbattuti perché non c'è l'allenatore Evans con noi. Ma in realtà noi sappiamo che Trapper aveva rubato la pietra, la Chrono Stone di Mark. Magari sarà il suo asso nella manica? Chi lo sa? Ehi, ragazzi, tutto bene? Allenatore Evans! Allenatore Evans! Allenatore Evans! È proprio lei! Bentornato fra noi! Sono così felice di rivederla! E tutto è bene quel che finisce bene. Abbiamo visto un fantasma. Ecco, ovviamente lui fa lo ignorri, ma sa benissimo di essere stato intrappolato. Quindi oggi sarà lei a seguirci a bordo campo, allenatore Evans? Puoi starne certo, Riccardo. Sarò con voi fino alla fine. Evviva! Le cose sembrano davvero mettersi per il meglio. Sì! È proprio in tempo per l'ultima partita! E così ci siamo. Siamo all'atto finale. Mettiamo le cose in chiaro. Noi non siamo degli esseri inferiori come voi, eppure avete perso. Se offenderete in qualche modo l'orgoglio di Merne, subirete le conseguenze. Pronti? Mica tanto. La resa dei conti è arrivata. Che la sfida di tutte le sfide abbia inizio! Oh, e mo ci divertiamo a vedere chi sono questi. Parata negativa, ne fa due e poi a casa. Campo minato, occhio del ciclone, non male. Quanto ha di presa? 111. Ah, oh, vinco sicuro. Campo minato, attacco 159. Fregate. Giochiamo a campo fiorito allora con te. Doppia elica, Karim. Qua hanno, vabbè, quello mixato. Ok, lei è forte. Vabbè, una light. Vabbè, lei è uno dei giocatori più forti comunque sia, quindi Macia pure è forte. Makasitta. Ok. La P è muta, sì. Qui chi abbiamo poi? Sansu. Fregate, fratello. Charlotte. Primo, Violet. November, ehi! Flora Summers, che dovrei avercela sul salvataggio originale, mi pare. E parata negativa che neanche può usarla. Potete mettere lui in campo, per favore? Lucas Skywalk, ovviamente, si chiama Skywalk. E Solomon Roundhay. Che ha cannonata di frammenti. Ok, questo se fa due esche ingannevoli, neanche può farle. Quindi può fare una sola cosa lui. Oddio no, potrebbe fare due tiri, veramente. Però se fa un esche ingannevoli, cioè, è fantastico perché può fare un tiro e un esche ingannevoli. È perfetto. Lui è perfetto per questa partita. Non può fare niente. Certo, a parte lo spirito e a parte che mi fanno un gol per forza loro. Però, ehi. Io ci provo a passare le mie compagne inizio partita. Questa volta. Perché ci sono partite in cui te lo fanno fare. Quindi ho detto, ehi, sai che c'è? Proviamoci. Ci provo anche ora. Anche se non ci spero molto. Ah, riempi la barra. Vedi, ho fatto bene allora. E iniziamo subitissimo con uno spirito guerriero. Perché privarmene? Evochiamo Vritra, il dragone perfido! Eccolo qua, livello 3. Sì, dovevo potenziarmeli, ma... bella la divisa loro, mi piace. Carina. Mi piace vedere divise diverse, sapete? Vediamo un po', dove possiamo... Allora, no, tu vai qui, per favore. E tu invece vai così. Ti becchi un paio di giocatori in più, caro mio, ma non fa niente, li supereremo tutti con grinta, forza, allenamento e volontà. Potrei passare a Dimitr e lui è invincibile, ovviamente, perché devo fare, devo riempire la barra, è chiaro. Potrei divertirmi a sfondarli tutti, no? Ah, fanno la tattica loro? Allora gli lascio fare. Marcia dei pinguini, bella. Bravi, eh. Complimenti.
Potrebbero tirare, ma non hanno l'invincibilità loro, quindi... potevo però... dovevo potenziarmi effettivamente. Vabbè, Sansu ci prova. Mi conviene parare e basta. Sì, sì. Mi sembra di sì, eh. Eh sì. Insomma, non è per dire, ma... Dai. Ah, chi avevo lì sotto? Abbiamo Lunete. Evoco quello di Lunete, sì. Chione. E devo, sì, devo evocare assolutamente Lunete. Non posso farmi passare la palla. Tu però devi andare qui, Tata, eh. Tu ti devi levare invece. Perfetto, Tatissima. Vai, freccia abbagliante e rubiamo la palla. Che fa? Lei attacco. Perfetto, così rubiamo palla. Mi aggiusto anche le cuffiette, che se ne escono sempre. Oh, io devo andare in armatura con lei. Però avanziamo, quindi tutto a posto così. Ah, no, no, ci fa gol subito lui, certo. Gli adulti della Eldorado sono acqua passata ormai. Ci hanno trattati come mostri. Quelli come noi, invece, rappresentano una nuova realtà. Cancelleremo tutto ciò che è stato e ricominceremo da zero. Daremo vita a un ordine diverso delle cose e costruiremo la nostra utopia personale! Non smetteremo di lottare! Abbiamo bisogno del nostro futuro! Questi sarebbero degli esseri umani. Lo sono, Victor, proprio come noi. Perciò anche loro possono perdere. Ammesso che riusciamo a vincere. Allora, ditemi cos'è cambiato. Indovinate un po'. Questa è la New Gen! Come fanno ad essere così veloci? Hanno aumentato la loro potenza! Si sono serviti delle capsule. Capsule? Di che cosa si tratta? È così che diventano più forti, conservando la loro aura all'interno di capsule per modificare le loro capacità in modi diversi. È grazie a questo che sono diventati veloci come un lampo. Abbiamo un bel problemino. No, oh. Ecco, fammi attivare lo spirito guerriero e mo ti faccio vedere io come funziona. La faccenda ne ho già tre. Mannaggia i pesci. Sì, però, allora, deve essere solo più veloce, non più forte. Potevo mettere in armatura, sì, però ci vado... Ci potrei andare ora, veramente, ma comunque. Teco l'illusorio, dai. Comunque ora dovrebbe finirsi lo spirito o Lunete o Rosa, quindi... Ci siamo, alla fine dei conti. Facciamo il mix max con Big. E dovremmo esserci a velocità, eh. Qua, giro della rondine. No. Campo minato. Facciamo campo fiorito che è più bello. Sei cattiva tu, eh. No, ragazzi, ragazzi, però... Non può fare il tiro, quindi vado in armatura e faccio parata potente, dai. Ah no, a 35 preciso aveva? O 36? Quindi 36 era l'esca ingannevole e 35 era il tiro, ok. Vado a averli scambiati di posto. Questa è la respintona, potente. Mamma mia, però, che seccatura che siete! Vabbè, debolissimo sto tiro. Rosa lo para senza problemi. Vai, Rosa. Fai vedere chi sei. Ma... Mannaggia. Smarcatela, smarcatela. Grande! Armatura e...
Difesa acrobatica. Bene. Ok, arriviamo in porta e tiriamo, dai. Bene. Furia elementale. Oh, e facciamo gol. A quanto arranchiamo con furia elementale? Dai, livello più. Ma che fai? Ma levati, levati. Ti fai male. Come fanno a tenerci testa? Noi siamo gli ultra evoluti! Siamo la squadra più forte del mondo, grazie al dono che tutti noi abbiamo. Non sono i poteri speciali a rendere una squadra imbattibile. Ciò che conta è condividere i pensieri e i sentimenti con i propri compagni. Bugiardo! Sono i nostri poteri a darci valore. Siamo milioni di volte più importanti di quelle mummie al comando. E sono i nostri poteri a unirci sotto il nome della New Gen. Chi è forte può sopravvivere senza dipendere dagli adulti e da nessun altro. Ecco perché noi siamo forti. Ma che senso ha sopravvivere solo grazie alla forza, senza l'aiuto di nessuno? Sarebbe noioso. Mi dispiace, non so come dirlo, ma non è su questo che si basa una squadra. Bisogna bruciare di passione, versare lacrime, saltare di gioia. Insieme! Insieme? Bisogna diventare amici. Solo così si creano legami che durano per sempre. Noi della New Gen non abbiamo bisogno di essere amici. Ma che differenza fa avere poteri oppure no? Siamo tutti uguali. No, noi siamo speciali. Abbiamo un dono. Beh, dobbiamo vincere questo secondo tempo. Ora, metto un attimo davanti Prof e dietro il nostro amico, perché dobbiamo prendere palla. Ma non penso che andrà bene. Simeon, che dici di investirli con le nostre onde psichiche? No, meglio evitare. Sarebbe come ammettere la sconfitta. E comunque non possono batterci. Non siamo di certo più deboli di loro. Useremo le nostre risorse. Tutta la nostra potenza residua. Ogni tuo desiderio è un ordine. E ho appena cominciato. Evera! Spirito selvatico! Armatura! E ha anche indossato l'armatura. Quanto forte può ancora diventare? Che c'è? Sei rimasto a bocca aperta. E questa non è nemmeno la mia massima potenza. È arrivato il momento di dimostrare al mondo quanto siamo speciali! Oh no. Si è bloccato in un loop infinito ora. Oh no. È in un loop infinito perché non ha più punti per tirare. Ma è in armatura. Cioè lui non ha tiri quindi con l'armatura e con lo spirito. Non è normale, dovrebbe... Ah, ma è sempre più vicino. Non ho ben capito cos'è successo, ma... mi sa che mi fanno gol comunque perché c'è lo spirito lì. Ah no, ok, forse paro. Forse posso parare? Ok, sì. Ma non ha senso perché... Ok, si avvicina sempre di più in questa maniera. Però non può superare il portiere così. Mamma mia, ragazzi. Ma che... Perché fa così? Cos'è successo? Mi tocca fargli gol per forza, allora. Se questo è ciò che... Porca miseria, se riuscissi però a divincolarmi da sti burini qua. Oh, finalmente qualcuno che sblocca il risultato. 121, è un po' debolino. Potrei comunque pararlo se Rosa ci si impegna. Meno male, almeno la sblocchiamo. È persa, ma almeno goal! Andiamo avanti. Non è finita. Non so se riuscirò a resistere ancora a lungo. Che succede, ragazzi? Ricordatevi che noi giochiamo in un solo modo. Alla maniera della Raymond. Alla maniera della Raymond.
Ah, vi avrò ripetuto 100 volte qual è la cosa più importante nel calcio! La cosa più importante... qual era? Se collaborate e affrontate l'avversario dando tutti voi stessi, la vittoria sarà sicuramente vostra! Anche i giocatori più potenti, se non sono in grado di aiutarsi l'un l'altro, indeboliscono la squadra! Ne abbiamo avuto la prova! Ciò che conta davvero in campo è l'armonia. Si raggiunge la perfezione quando tutti i giocatori si completano a vicenda! È vero, noi siamo una squadra! Anche se ogni singolo avversario è migliore di noi, non potranno mai essere più forti della nostra squadra se restiamo uniti! Siamo la squadra invincibile! Arion ora è diventato super forte, super invincibile e può fare tutto grazie al potere dell'amicizia. Io chiedo scusa. Io devo chiedere scusa a tutti perché sto giocando malissimo, prima cosa. Ma non va comunque bene così, eh. Cioè non ce la faccio comunque a recuperare i gol, è impossibile. Ho perso tempo con quel maledetto di coso lì. Non ce la faccio a recuperarlo. Tocca a rifarla. Grande. Boh. Forse posso fare il terzo, ma non di più. Armatura con Dimitar. O Arion, ormai non ha più importanza il nome. Però il tempo scorre. Al limite posso, proprio esagerando, pareggiare. Che succede? Riesco a sentire i nostri pensieri che diventano uno solo. Non solo tra noi undici. Sono tutt'uno con quelli di chi ha combattuto al nostro fianco al di là dello spazio e del tempo. Le loro speranze e i loro sogni sono qui con noi. Ci danno la forza. Ora, su questo campo. Oh oh, le vostre aure sono perfettamente sincronizzate, siamo a una svolta! Vinceremo questa partita, per il futuro, per tutti! Ah! Goal! Grande! Ah, come? Come fate ancora a combattere? Come? Pareggio. Ma mi pare che perdo comunque se pareggio, vero? Perdo comunque, sì. Mi pare che perdo comunque. In Zoom Eleven è così, purtroppo. Si va ai supplementari, vero? Cosa? Com'è possibile? Quelli come voi non possono batterci, non potete vincere! No, sono al limite. Ho esaurito tutte le energie. Se perdo i miei poteri, sarà la fine di questa squadra. La New Gen è rimasta insieme soprattutto grazie alla mia forza. Non può finire qui, non in questo modo. Non lo tollero! Noi vinceremo! Oh, direi che con questo il quinto gol è assicurato. Quindi c'è ancora un po' di tempo per il secondo tempo. No! Non passerà mai! Non riesco nemmeno a rialzarmi. Ah, tutto questo non ha senso. Come può finire così? Non c'è più nulla da fare. La New Gen è finita, come organizzazione e come squadra. Ti sbagli. Come? Bisogna lottare fino alla fine. Dico bene, Simon? Certo. Sei tu il nostro leader. Sappiamo che sei capace di fare miracoli. Sono senza speranza, ragazzi. Lasciatemi perdere.
Non è vero, ci serve solo un altro po' di tempo. Possiamo ancora vincere. Forza, dobbiamo riuscirci insieme. Ma perché mai dovreste... Perché, dici? Davvero non l'hai capito? Abbiamo combattuto insieme fin qui. Sì, ha ragione. Dopo tutto quello che abbiamo passato, non puoi mollare così. Ti basta dare un ordine e noi ti seguiremo. Puoi starne certo. E poi non possiamo arrenderci ora, no? Ma... Non vuoi che finisca così, lo so. Simeon, vuoi davvero rinunciare? No. Non mollerò. Combatteremo contro di loro. Insieme, fino alla fine. Lo prometto. Capisco solo ora che avevano ragione. Non eravamo una squadra solo per via dei nostri poteri. La mia battaglia è stata la battaglia di ognuno di noi. Abbiamo rifiutato il nostro destino e abbiamo lottato per sopravvivere. Possiamo farcela! Come una vera squadra! 8 a 4. Direi che gliel'ho fatta vedere, eh? Certo, ovviamente, spirito guerriero, armatura e Miximax, però... Dai. Abbiamo vinto! Evviva! È finita. La lotta è stata lunga. Arion e la sua squadra ci sono riusciti. Hanno salvato il calcio e il futuro dell'umanità. Già, è vero. E inoltre, hanno mostrato a tutti la vera forza della Raymond. Abbiamo perso. Però ci siamo divertiti, no? Sì, hai ragione. Noi ultra evoluti credevamo di essere diversi. Di essere il futuro. In realtà non siamo affatto diversi. Abbiamo affrontato dei nostri pari e siamo stati sconfitti. Sì, è così che è andata. Ma non è tutto. Arion e la sua squadra ci hanno insegnato qualcosa. Noi non siamo solo una sorta di organizzazione. Noi siamo amici. Amici. Una parola che non ho mai usato prima d'ora. Amici, hai detto? Oh? Ah. Sì, Arion. Grazie. Di niente. Arion, credi che potresti considerarmi un tuo amico? Ma di che cosa stai parlando, Simeon? Non è così che funziona, lo sai. Gli amici non sono qualcosa che si sceglie. L'amicizia succede e basta. Proprio quando non ci stai pensando. Accade così, all'improvviso. Ho capito. Allora è questa l'amicizia. Sì, ecco perché io e te siamo già grandi amici. Avete vinto. Terremo fede alla nostra parola e chiederemo alla Eldorado di liberarci dai nostri poteri. Fantastico! Il calcio ne sarà davvero felice! Che vuoi dire? Beh, questo significa che potrete vivere molto più a lungo e potrete divertirvi un sacco giocando a calcio! Sì, immagino di sì. Spero che il calcio sopravviva, nel tuo tempo, fino al futuro del futuro. Si possono trovare amici di tutti i tipi, si possono creare legami incredibili grazie al calcio. Quindi spero che continuerete a giocare. È proprio da te dire una cosa così. Va bene, puoi contarci. Grande. Ora vai. Non fare aspettare i tuoi compagni di squadra. Ok. Tutti gli orsetti è tornato! Ah, peccato, cominciavo davvero ad affezionarmi a quella pietra! Ci hai aiutati di nuovo, nonno. Che posso dire? Farei qualsiasi cosa per il calcio. Lo so, significa tutto per te, non è vero? A quanto pare è una cosa di famiglia. Puoi dirlo forte. Mark, è quasi ora di tornare al mio tempo. Ma so che il calcio è al sicuro nelle tue mani. Porta avanti la mia eredità, d'accordo?
fai conoscere al mondo il nostro calcio. Lo farò, te lo prometto. D'accordo, Mark. Ora devo andare. È stato bello rivederti. Addio. Abbiamo viaggiato nella storia e abbiamo incontrato persone incredibili. Ma ora la nostra avventura è giunta al termine. Non so se meritavamo davvero di diventare la squadra invincibile. Ma di una cosa sono sicuro. Gli amici che abbiamo incontrato grazie al calcio sono senza dubbio i migliori di tutti i tempi.